Ebbene, bene, MotoGP 22, yes. Allora, partiamo. Facciamo facile, poi vediamo perché, raga. Pilota, nome. Marco Games, raga, il mio cat channel. Ok. Uno. Identità, volto. Dai, facciamo questo. Età e vai, e vai, Italia numero 78. E vai. Quindi è rimasto tutto? Ah, ok, perfetto. Casco. Bello. Arrai. Arrai mi piace, eh. X-Lite Scorp Shark Shoei mi piace. Suomi mi piace. Ce ne sono parecchi, eh. Mi piace questo. Ok, numero. Perché non c'è 78? Ah. 76-78, ma perché? Saranno quelle rimaste perché c'è qualcuno con 78. Allora, vediamo un attimo. C'è 44? No. 50. Ah, carini. Bello, un bel Apex sul sedere. Alpine Star. Blu, mi piace. Saponette. Belle. Alpine Star mi piacciono di più. Va benissimo bianco. Bello tamarrozzo dainese. Dainese bilanciato, un po' di gambetta fuori, dita in frenata 2, conferma, certo, e vai, salva Diegios, benvenuto. Dai, famoso tutorial, controllo della moto. Vai. Iniziamo tutorial. Vediamo, raga, perché tempo zero, eh. Bello graficamente, eh. Cambio di direzione incredibile quello lì, eh.
sono al pezzo sotto, mezza pista. Sterigarla, frena. Oh, non accelerare troppo prima, Marchetto. Vediamo un attimo la fine giro, amici, perché scordo l'ozzo. Dura un botto in moto fare un giro. Attiva la modalità raga, ho dato troppo gas e non si può dar troppo gas in curvas. Bella, ok. Continua. Però potremmo anche saltare, Wow! Facciamo una modalità vicina. Provati. Vai, seleziona pilota Red Bull Rookie. Bello. Poi c'è Moto 3 Daniel Garcia. Hanno fatto coi caschi così non dovevano stare a fare le facce. Wow, 500 le vecchie. Jorge Lorenzo, Vale Rossi, bello. Biaggi, Akawa, Barro, Scato, Vale, madonna, Pira giovane, raga, bella sta moto. Gibernau, Capirossi, le varie moto che hanno usato. Melandri, Roberts Junior, Bale, Nakato, Nicky Hayden, ragazzi. Nicky Hayden, grandissimo. Troy Bayliss, raga. 7G Bernau. Mugello, Spagna, Sachsenring, Riccardo Tomo, Sepang, Philip Island, Giappone, Misano, Red Bull Spielberg, Gran Bretagna, Finlandia, Qatar, Indonesia, Argentina, Stati Uniti, Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Spagna ancora, Malesia, Australia, Thailandia, Giappone, Spagna, San Marino, Austria, Gran Bretagna e Finlandia. Tre spagnoli, eh? Facciamo il circuito della Thailandia, dai raga. Andiamo in gara. Dai, qualifica e gara, qualifica e gara. Se vedete parecchio movimento nei box è perché tra poco inizierà il turno ufficiale di qualifica. Abbiamo visto molti piloti in forma durante le prove libere, ma solo uno conquisterà la pole position. Eh sì. Andiamo.
al tracciato. Andiamo al tracciato, andiamo al tracciato. Facciamo partenza da pista, dai. La moto è pronta ed il pilota sta per entrare in pista. Nicky Hayden, ragazzi. Che pilota, che pilota. Pom, per terra. Beh, direi proprio di attivare il rewind, eh. Anche se è che il rewind c'è attivo qua, io che ero già per terra. Ma perché non frena? Ma perché non frena? Perché sono ai sul prato, sul Pratoschi? Frena davvero poco, eh. Cacchio, ma frena davvero pochissimo, raga. Ma come mai frena così poco sta moto? Sembra tutto ritardato, non capisco. Allora, davvero è... o devo entrare in... cioè... eppure mi sembra di frenare, eh? Eppure frena tutto, raga. Ma è possibile che non frena nulla? Aspetta, aspetta, aspetta. Lasciamo al menu principale, vediamo un attimo. Andiamo con le MotoGP, va, perché... Bagnaia, bagnaia, mi piace bagnaia. Tracciato... sì, possiamo fare anche... ah, Qatar, Indonesia, Argentina, Stati Uniti, Portogallo, Jerez, Spagna, Francia, Austria, Gran Bretagna, Finlandia, Paesi Bassi, Germania, Spagna, Mugello, Italia, San Marino, Aragon, Spagna, Giappone, Thailandia, Australia, Malesia e Spagna. Infatti mi sembrava che c'erano... dov'è la Thailandia? Non c'è la Thailandia qua. Chang. Ok.
Bella. Allora, facciamo una cosa. Provare le prove, perché prendere e correre, raga, con le moto è un Buongiorno, po' un buongiorno a casino, tutte visto le... sinceramente. Allora, tracciato, ingegnere di pista, assetto, assetto guidato. Il team ha appena finito di preparare la moto ed il pilota è pronto a scendere in pista. Allora, vediamo un attimo se magari con queste motorette qua. No, niente. Bisogna farci sulla mano. Urca! Indietro, dietro. Caspita, raga. Tosto, eh. Vabbè, niente. Bam! Incredibile, amici, incredibile. Non freno nulla, ma non è così nella realtà, nel senso quando arrivano e inchiodano. È lentissimo a girarsi poi. Davvero sembra che si gira al rallentatore, non so se è un problema di gioco o di impostazioni. Vai, guardalo Paolo. E niente. Sbam per terra! Incredibile. Vabbè, ma che schifo, ribalta proprio dappertutto, eh. Vediamo com'è andata. Certo che sono sicuro di La voler regia tornare ci in porta box. all'interno del box dove la squadra sta aspettando il rientro del suo pilota. Bagnaia, bagnaia. Sei caduto 6 volte, eh. Per fortuna c'era.
calibrazione. Eh no, ragazzi, c'è proprio così. Il pilota si dirige con decisione verso la moto, sta per entrare in pista. Le animazioni sono spettacolari, eh? Vediamo da dentro. Ragazzi, ma non frena. Ma per quale motivo non frena sta moto? Ah, bellissima! Ah! Qui ci faccio un video. Grande, grande Pecco, grande Pecco, grande Pecco! Mamma mia, ragazzi, è impossibile guidare la moto così, impossibile, impossibile, davvero. Davvero, ma è una cosa incredibile. È incredibile, raga, veramente incredibile. Di solito prendo confidenza abbastanza in fretta con i giochi di moto, eh? Questo invece non c'è, non sto riuscendo a, ma proprio non capisco per quale motivo, non frena. Non frena, miei amigos. Allora, aiuti di gara, mamma mia, freno anteriore assistito,
Modulazione piega. Input del freno. Attiva l'input del freno. Sarà possibile frenare mantenendo buon controllo della moto. Ma davvero, cioè, cazzarola, è serio che devo andare con i freni automatici? No, non si riesce a frenare? Cioè, Buongiorno, fammi vedere buongiorno, dove tutti che... frena. Dai, andiamo a tracciato, pecco, Pilota, e si dirige vai. con... Proprio va lento. Madonna, oh, è ingestibile. Ma come mai è così ingestibile? È veramente difficile stare in strada. Vedo che anche il computer però li butta fuori, eh. Va, che roba, va. Incredibile, non andare sui cordoli, raga. E poi apre e va fuori. Bisogna proprio imparare a guidare questo gioco, perché neanche dietro a Gardner. Però gli ho fatto un passaggio a pelo ruota da panico, eh. E vai, e vai, e vai, che rotola, rotola. E rotola, rotola, rotola il nostro pecco. Grandissimo. E vai. E siamo arrivati al traguardo, vediamo con chi è mega tempo. 24esimo? Bella, non me l'ha calcolato? Dai, gira! Mio Dio, ragazzi, bisogna farlo un'ora prima girare. Bisogna prendere anche un po' di confidenza con i comandi, eh? Cosa che con altri giochi di moto facevo subito, ci sto facendo un po' di fatica, eh? Oh, attenzione al cordolo!
d'accordo, li maledetti. Non so perché è così lento. Io non penso che ci siano. Mi sta facendo passare la voglia anche di comprare il superbike, perché se il superbike è una roba del genere è meglio che non lo compro. Vediamo un attimo di capire se è una questione di almeno no, taglio di curva. Ma perché mi dai il taglio di curva qui, porca loca? Anche prima mi ha dato il taglio di curva lì. Andiamo, andiamo. Bagnaia! Incredibile! Incredibile! Regia ci porta incredibile all'interno del box dove la squadra sta aspettando il rientro del suo pilota. Ok, qui è. Vediamo il mega tempo di Bagnaia, non lo prende praticamente nessuno, nessuno riesce a competere con Francesco Bagnaia. Incredibile, raga. Ah, bisogna tenere premuto. Aspettiamo mica che arriva qualche sorpresa di qualcheduno che vuole andare a fare un 2-0-1-0 magari, eh? Vediamo un secondo. Rins, Quartararo sta venendo, eh? Sta arrivando da lontano, ma Zarco lo vedo là, Mir, Espargaro, Bastianini, guardalo col quinto, nessuno sta arrivando al tempo, nessuno ce l'ha fatta, nessuno ce l'ha fatta. Si chiude qui mentre gli ultimi piloti rientrano ai box. Andiamo a vedere insieme questa primissima classifica del weekend. Incredibile, incredibile. Riprendiamo la linea dal circuito per il secondo turno di qualifica della classe. Allora, gestione del weekend, andiamo alla andiamo alla a gestione del campionato Q2. Andiamo. Ah, non si può saltare, eh? Vediamo se ce la spacchiamo tutta così. Bagnaia si è rifiutato di correre perché tanto è il pilota migliore del pianeta e ha detto non c'ho voglia di correre, ragazzi, io salto, io salto. Eh sì ragazzi, Bagnaia può fare anche questo, eh. Finale del secondo turno. Vabbè, ma la classifica finale di questo non ci interessa. Saluto a tutti i telespettatori dalla... Le camere ci portano sulla griglia di partenza dove piloti e tecnici stanno discutendo degli ultimi dettagli. Sole calato sul deserto. Era la qualifica che ho saltato, raga. Incredibile. I piloti trovare grip durante le prime fasi di gara. Le temperature si sono nettamente abbassate rispetto a questo pomeriggio e molti team hanno preferito montare la gomma morbida. Eh sì. Partiamo con la gara. Jack Miller, grande Miller. Allora ragazzi, devo dire la verità, ero primo, ho saltato la qualifica che credevo che erano il weekend di prove e sono ultimo e vai. Però non c'è problema.
occhio al semaforo, è tutto pronto per la partenza del Gran Premio del Qatar. A livello grafico è bellissimo, eh? Go, 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 go! Quanti giri sono? Ma dai! Ma scusami, chi è che ha tirato sotto? Vabbè, ma... Ciccio! Aprilia! Ma vengono addosso, raga, è incredibile. Scusa, Spargarò. Ma cosa fanno? Ma dai! Incredibile, incredibile. Riuscirà il nostro Marco Drums Games a fare un giro? Oh, è ingestibile, ragazzi, sta moto. Ingestibile, ma proprio a livello di gioco, eh. No, non ho mai fatto fatica, vi dico la verità. È proprio... difficile. Va quanto ci mette a girare. Ma non è possibile. Non è possibile, non capisco perché è così lento nel girare. Non erano così quelli vecchi. È proprio una... un downgrade che hanno fatto la Milestone con questo... Cioè, guardate il tempo che ci mette lui a girare, non è possibile. Vabbè, comunque, forse ce la facciamo a vincere. Forse però, mi sa che dovremmo usare altri... altri cosi. Altri... Cioè, se vedi, se sbagli, non hai proprio il tempo di tirarti su e ributtar giù, è troppo troppo lento. È sempre una questione che bisogna abituarsi, eh. Vedi però, guarda che roba. E pecco da paghetta a tutti. Madonna. Cioè, ma anche proprio fare le curve è difficile. Cala talmente tanto che va su cordolo. Guarda qui che ci vuole mezz'ora a fare destra e sinistra. Loro prendono e buttano la moto in maniera incredibile nella realtà. A livello grafico, ragazzi, è bellissimo, eh. Pecco fa un casino sul cordo. Sì, vabbè, dai. Sì. Guarda che roba, guarda che roba. Li fa sempre le stesse cose anche dopo il... Ah, io ho anche...
altre tipologie di gioco di moto, raga, su, anche sul canale YouTube. E caspita, devo dirvi che così è veramente tosto, eh. Dover usare il sì, bisogna prenderci un po' la mano, eh. Devo dire che se ci si prende un attimino la mano, è sempre lento a girare, però graficamente è spettacolare, eh? Anche i suoni, e credo anche come si comporti la moto sia molto realistico, eh? Voglio vedere il replay della gara. Vai! E vai, campione Pecco Bagnaia con la Ducati. Raggiungeranno il podio per la meritata premiazione. Noi nel frattempo diamo uno sguardo alla classifica finale della gara MotoGP. Allora, replay. Mettiamoci questo replay insieme. Anche con la musichetta, eh?
Eccolo qua, Pecco, Pecco grandissimo, grandissimo, affronta le curve in maniera spavaldissima. Allora, io ho trovato una legnosità incredibile. Sul cordolo! E vai! La Ducati sempre prima! Incredibile! Chi ha altre? Ah, guarda che c'è altre dall'elicottero, dal dietro, dal cupolino, vediamo dal cupolino. Fatto veramente bene, se vedete la grafica. La vista del casco, raga, dal casco, eh. La vista dal casco è tanta roba, raga. Ingestibile secondo me da guidare. Ah, dalla moto senza nulla. Questa è bellissima, eh. Qui dalla sospensione. Hollins. Sospensioni Hollins. Guardate come il cilindro va su e giù, raga, incredibile. Graficamente spacca di brutto. Da lui, da dentro, bello, bello sta visuale. Anche questa mi piace molto quando la fanno vedere in TV. A livello visuale, grafico, di luci, effetti luci, tute, moto, pista è spettacolare. Da dietro, bello. Allora, dal davanti, un sacco, e poi ritorna. Un sacco di visuali, eh. Un sacco di visuali. Curva 16 e dai gas, Pecco. Pecco by Naya wins, grandissimo. Sì! Grande Pecco, grande, grande, grande. E il vincitore è Francesco Bagnaia. Premiazione, noi nel frattempo telecamere nel parco chiuso dal vincitore della gara che sta giustamente festeggiando con i suoi. Oggi ha saputo imporre un ritmo pazzesco. Se continua così per gli avversari sarà difficile arrivargli davanti. Per la cerimonia del podio, dove c'è una bandiera tricolore a sventolare sul gradino più alto, cavalli italiani di razza, vittoria pulitissima. Oggi Bagnaia ha piegato gli avversari con una vittoria cristallina di grande classe. Sì. L'ultimo dei primi, grande. E questo è MotoGP 2022.
Questo è Marco Drums Games Channel, iscrivetevi al mio canale YouTube e mi raccomando il mio canale Twitch. Il mio canale Twitch per delle live bellissime, i social Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest e anche Discord. Ciao amici, al prossimo video MotoGP e a tantissimi altri video, sia tutorial che di trofei e qualsiasi roba e di tantissimi giochi The Wine Edition. Tra l'altro tra poco anche il grandissimo Formula 1 2022. Ciao a tutti ragazzi, da Marco Drums Games Channel è tutto, mitici!